caloroso e sincero boia de mao a tutti gli iscritti di Sala Giochi 1980. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte a seconda di quando guardate il video. Siamo ancora qui ai giochi a membro di Segugio. Abbasso perché ce l'ho a tutto in cuffia. Praticamente oggi andiamo a fare la puntata numero 48. Sono in diretta qua direttamente dalla muraglia cinese, quindi oggi praticamente giochiamo dalla Cina. Eccomi qua, sta dietro di me, vedete qua, ve la faccio vedere, aspetta, meglio, vedi, c'ho la muraglia cinese, quindi siamo qua al sole, belli tranquilli. Allora, abbiamo detto puntata numero 48, andiamo sul Super Nintendo, 16 bit di casa Nintendo. Oggi parliamo di un gioco di combattimento uno contro uno, appunto, che si chiama Balls 3, anche conosciuto come Fighting at its Balls Teeth, una cosa del genere che non gli si fa manco a dirlo. È un gioco che è stato sviluppato da PF Magic e pubblicato da Colada nel 1994, praticamente appunto per Super Nintendo. Anche poi nel 95 è stato, scusa, nello stesso anno è stato riportato anche su Mega Drive, e nel 95 c'è un Director's Cut che praticamente esce per 3DO. Praticamente, pensate che la pubblicità di questo gioco recitava assolutamente in questo modo: per essere campione devi avere le balls, quindi doppi sensi in tutto e per tutto. Anche il gioco è anche conosciuto come Balls 3D, come Balls 3D The Battle of Balls, insomma, ha diversi nomi a seconda della locazione geografica in cui è uscito o della versione. Praticamente, che cos'è? Un picchiaduro uno contro uno, come abbiamo detto poc'anzi, e la particolarità di questo gioco è che i personaggi, praticamente i combattenti, sono composti da palle, infatti proprio le palle, non è una parolaccia, è proprio un gioco a palle. In questo caso non è cazzo di cane, ma un gioco di palle. Praticamente c'è un motore 3D, vedete qua, dall'attract mode, con la telecamera fissa, insomma, che segue il combattimento. Si può giocare in uno o in due giocatori, appunto, ci sono tre livelli di difficoltà, e in totale, per vincere, diciamo, per sconfiggere tutti quanti i nemici, per vincere il gioco devi sconfiggere 21, devi sostenere 21 incontri e vincerli tutti. Allora, i personaggi che si possono scegliere sono una scimmia, un clown, un lottatore di sumo, un cavernicolo, un bodybuilder, una ballerina, e non mi ricordo poi, un rinoceronte, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono diverse opzioni, insomma, per giocare sia nelle modalità di gioco che nei combattenti da scegliere. Però purtroppo il gioco fa un po' acqua da tutte le parti, perché pecca di una cosa che è il divertimento, perché insomma non è che proprio riesce a divertire, anzi, ve lo posso assicurare, non diverte proprio manco per il cazzo, scusate se dico, se uso il francese. Allora, l'ultima cosa volevo dire è che praticamente c'è stata una pessima campagna pubblicitaria, sicuramente non è stato spinto nel modo, nella maniera giusta, quindi il gioco fu un flop commerciale, insomma, assoluto, anche se qualcuno, insomma, si trova ancora qualcuno che dice: ah, io ce l'avevo, è bello, però diciamo che praticamente molti sono delle mosche bianche, insomma. Pensate che una rivista americana che si chiama Game Informer ha fatto una classifica tra i 10 peggiori picchiaduro del mondo, appunto, e lo mette al settimo posto. La classifica si chiama I 10 picchiaduro di cui vorremmo dimenticarci, una cosa del genere. La traduzione in italiano sarebbe questa, dall'inglese. Comunque lui sta al settimo posto. Io direi, insomma, ragazzi, dalla muraglia cinese, eccoci qua. Forza, andiamo direttamente a mettere un credito con il pad ben fisso in mano. Balls 3D, eccolo qua. Uno deve vedere questa schermata qua, oppure la scatola che c'ha questa schermata qua, non sapeva che cazzo era. Ci sarà un gioco di palle che devi spostare e fare e cose varie. One player. Allora, eccolo qua. Kronk, Boomer, che è il clown, insomma, quelli che avevo detto prima. Turbo, Tsunami, Yoko, Divin, Crusher, Kronk, Boomer, ah, quello di prima. Dai, abbiamo il pagliaccio, che ci piacciono i pagliacci. Dai, abbiamo a Krusty il clown, via. Eccolo qua, vedete, motore 3D, telecamera fissa, mosse, vediamo. E vi dico, insomma, ragazzi, già da qui si può intuire che razza di merda di gioco è. Purtroppo, a me mi dispiace per chi ci ha lavorato, insomma, su un gioco del genere, però, insomma, diciamo che avrebbero potuto fare sicuramente un lavoro migliore, perché non si capisce nemmeno quello che stai facendo. Ecco, io adesso l'ho preso su. Vedete, sopra già abbiamo l'energia fatta chiaramente a palle, perché tutto il gioco, insomma, è una palla completa. Tutti i personaggi fatti di palle, le cose fatte di palle. E dietro ci sono questi schermi giganti. Io non so, sto schiacciando tasti a caso. Chiaramente poi il picchiaduro non sono nemmeno il mio forte, ma vi posso assicurare, ragazzi, provatelo, che non è proprio facile da giocare. Anzi, fa incazzare come bestia. Questo adesso mi ha tirato, non so che Madonna mi ha fatto.
Vedi, io con questi colpi. Dai, dai, che no, gliel'ho fatta. Via, l'abbiamo massacrato e è diventato tante palle. Da una palla completa è diventato tante palle. Vediamo, il primo livello forse l'abbiamo passato. Quindi, primo di 21. Bisogna fare 21 livelli per vincere. Qui questo continua 1 ora e 40, gira intorno. Ok, secondo incontro. No, infatti no, bisogna vincere due incontri. Sotto, dietro ci passano queste parole, insomma, queste citazioni, queste boia dello porco che non so nemmeno come altro definirle, se dovrebbe far ridere, se dovrebbe far piagne. Comunque resta il fatto, insomma, che non è assolutamente giocabile perché è veramente complicato da padroneggiare, oltre che il divertimento sta sotto le scarpe perché praticamente non diverte a nessuno. Non so se i programmatori, insomma, ci siano divertiti qualche mezz'ora proprio per dire oh, proviamolo, facciamo il beta test per vedere dove va a finire, però il resto diciamo che è un gioco, ragazzi, assolutamente de merda, non da membro di Segugio oggi, ma gioco di merda per Super Nintendo Balls 3D. Intanto l'abbiamo sconfitto e forse adesso si andrà a fare il secondo livello. Chi lo sa, chi lo sa, chi ce lo può dire se andiamo a fare il secondo livello? Eccolo, contro Canvas. Dove siamo? All'isola di Pasqua? Forse questa è l'isola di Natale perché dietro, insomma, c'è ste statuone. Oh, questo che fa? Mi si è grappato addosso. È veramente una bestia. Niente, chi io sto? Allora, questo è per saltare, mo capisco solo che questo è per saltare, quest'altro, ognuna è una mossa. E a seconda anche di come sposti il joystick, praticamente, c'hai la possibilità. Oh! Niente, chomp chomp, questo mi sta massacrando le botte. Non c'è, ecco, qui, non c'è più speranza, proprio la speranza. Si dice che la speranza è l'ultima a morire, ma in questo caso la speranza, insomma, non è assolutamente l'ultima a morire, anzi direi che è a prima, perché te fa incazzare come una bestia. Adesso ha vinto lui. Andiamo a fare un altro incontro, vediamo se gliela famo a fregarlo oppure se ci demo un cazzà come altopiani nani, praticamente. Contro Tsunami, questo è direttamente dalla Thailandia, forse. Dalla box thailandese. O dal Giappone, insomma, purtroppo per loro zone che esposte a questo genere di fenomeni, tsunami, che poi, insomma, c'è manco da ridere, cioè adesso io l'ho presa un po' alla leggera, ma sicuramente, insomma, ci ricordiamo quello che ha causato non poco tempo fa, insomma, no? In queste zone che ho appena detto. Quindi, andiamo un po' a vedere. Vai, gli è rimaste due palle. Pov, dietro è comparso un Pov. Niente, qui sì. Mi vuole massacrare, mi vuole far vincere. Mezza palla per massa. Ok. Grande, grande, grande. Abbiamo. All the files is. No, non l'ho letto, non ho fatto in tempo a leggere che Madonna c'era scritto. Dai, andiamo avanti, su, non ci fermiamo, non ci soffermiamo sempre. Vai, 1-1, quindi adesso chi vince questa va al terzo combattimento praticamente. Se vinco vado avanti, se perdo mi vo' a fanculo come dico sempre, insomma, quando facciamo le dirette, eccetera, eccetera, ragazzi. Purtroppo, scusate se ho usato una parola un po' pesante, un po' forte, però insomma è così. Invece no, solo a calci, solo semplicemente schiacciando i tasti completamente, continuamente. Ah, questo è forte, vedi, questo qua, il coso del joystick che è verde praticamente, vedi, diventa. Assolutamente. Con il green screen, ragazzi, è bellissimo. Con il green screen possiamo farci tante tante cose. Dove siamo? Contro Crusher, come si chiama? Non lo so. Io direi, ragazzi, che abbiamo visto quello che c'era da vedere. Adesso tanto non gliela farò ammazzarlo perché comincia a essere, insomma, più complicato. Infatti mi piglia e mi sbatte dappertutto, mi sta ammazzando in tutte le maniere. Niente da fare, ragazzi. Vi posso assicurare che da vedere è più bello che da giocare, ma poi non so manco se è vero, da vedere che è da più bello che da giocare, è brutto da giocare e è brutto da vedere, insomma, secondo me. Niente. Chi continuiamo a pigliarlo su, a sbatterlo per terra. Io non so quello che sto facendo, schiaccio i tasti praticamente a caso perché sinceramente picchiaduro, sapete che non so proprio, non è, sono proprio nelle mie corde a livello, insomma, come tipo di gioco, però questo in maniera assoluta perché veramente non so dove andare a parare, insomma, per trovargli una cosa, un pregio, una cosa positiva. Allora, ragazzi, niente, chi è vinto pure questo de incontro, io direi che possiamo fare basta. Allora, giochi a membro di Segugio oggi, o anche cosiddetti a cazzo di cane, oggi la puntata numero 48. Abbiamo parlato di Balls 3D, anche conosciuto con tanti altri nomi: Balls 3D, The Battle of Balls, The Balls 3D, Fighting It's Ballsting, una cosa del genere. Gioco sviluppato, appunto, dicevamo prima, da PF Magic e
pubblicato da Accolade nel 1994 per Super Nintendo e per Mega Drive. Questa è la versione per Super Nintendo in questo caso. 95 è stato portato su 3DO, insomma, gioco di combattimento in 3D, pseudo 3D, insomma, chiamiamolo in 3D, con ste palle che non si sa quello che madonna di animali antropomorfi è. E 21 incontri, 3 livelli di difficoltà, però purtroppo gli manca una cosa che è molto importante in questo genere di giochi: il divertimento puro e crudo, proprio nudo e crudo. Il divertimento è una cosa che gli manca, quindi come sempre dico alla fine, non so se questo gioco abbia contribuito o meno allo sviluppo in meglio dell'umanità, io questo non lo so, non è il mio problema principale, ma la mia domanda con cui vi lascio anche oggi, mi stavo per intrecciare, è sempre comunque la stessa, ma ditemi perché.